Ciao, benvenuto in questo nuovo appuntamento. Grazie a un commento che è stato fatto su YouTube, insegnaci un po' di brani e svecchiamo il canale. E quindi svecchiamo il canale e vediamo un po' di brani insieme di accompagnamento. Anche perché ho notato che sull'argomento c'è veramente poco, c'è poco meno rispetto alla parte solista, laddove io ritengo invece veramente molto molto importante la parte di accompagnamento. Quindi ciancio alle bande, il brano di oggi è Grindolphin Street. Allora, io mi sono messo la parte davanti perché a volte i brani come li ho arrangiati magari non sono nella stessa tonalità più comune a tutti, in quanto ho adeguato il brano alla tonalità di Simona, mia compagna di avventure musicali. E questo è molto importante. Magari su questo argomento dedicherò un video sul trasporto, la tonalità centrata per i cantanti maschili e femminili. Se ti interessa, fammelo sapere nei commenti e dedicherò un video apposta. Allora, Grindolphin Street. Io un po' mi sono ispirato alla versione di Joe Pass e Raffi Gerald, come non innamorarsi di questi due grandissimi veramente artisti. E beh, allora, il brano così com'è è in Mi maggiore, io ce l'ho in Mi maggiore. Quindi, Mi maggiore l'ho elaborato proprio come sound, appunto per ispirarmi alla versione di Joe Pass. Prendiamo il Mi maggiore in prima posizione, lo facciamo diventare di settima, gli mettiamo la settima al basso, quindi non al canto, e aggiungiamo quindi, con il mignolo come diteggiatura, aggiungo il Fa diesis qui, che è la nona, ok? Quindi da questa nota l'aggiungo sotto qua. E faccio questo lavoro con l'arpeggio. Siccome l'accordo si ripete per due misure, ok? Prima volta arpeggio dalla sesta fino alla seconda e la seconda corda e la seconda misura invece tolgo una corda e introduco il cantino. Poi diventa minore, quindi tolgo il sol diesis. Fa diesis col basso di Mi, quindi da questo Fa diesis tolgo il basso in Fa diesis, prendo soltanto queste tre note, ok? Fa col basso di Mi, senti che rimane questo pedale ostinato di basso. Mi maggiore lo prendo in questa posizione, Mi, Sol diesis, Si, Mi. Quindi triade proprio. Dopodiché stacco Sol diesis, Do diesis, settima nona, Sol diesis semi diminuito o Sol diesis diminuito. In questo caso io metto semplicemente la fondamentale dell'accordo, la pardon, settima diminuita, terza minore. Ok? Non vado a mettere la quinta. Ok? Do settima, Do diesis, settima, nona bemolle, quindi Do diesis, settima, nona bemolle, lo prendo con questa diteggiatura decisamente più comoda. Quindi ti faccio vedere Do diesis, sette, volendo posso fare anche questo movimento per prendere la nona bemolle, la fondamentale che si alza di un semitono. Ok? Quindi con questa diteggiatura. Dopodiché inizio una parte in walking bass e ti suggerisco, giusto per cominciare, una cosa molto semplice a mio avviso, fondamentalmente accordo e ci vado a suonare le note della scala dell'arpeggio sulla parte grave. Quindi l'accordo sul levare. Mi raccomando, molto staccato, non tenuto, ma rimane tutto molto più pulito. Poi si dà una sensazione diversa, ovviamente, con un tenuto, ma non è una lezione sul walking questa, quindi in questo caso vi dico che vado a fare fondamentale, seconda, terza minore, quinta. Posso giocare diversamente, ma ripeto, non è una lezione sul walking, quindi io ti faccio vedere semplicemente cosa faccio. Fa diesis minore, Si7,
major 7, e qui volendo potrei mettere sul quarto movimento, potrei mettere 4 and, quindi questo abbellimento sul levare del 4 con il walking, 2, 3, 4 and 1, perché dal mi major 7 mi sposto a si minore e poi mi 7, quindi il passaggio è questo. Ok? Pardon qui. Quindi si 7, si minore 7, mi 7, la minore 7, però si minore 7 e mi 7 sono nella stessa misura, quindi avrei potuto fare anche, oppure sono diversi passaggi che posso ottenere, la minore, qui tengo, molto didattico, tengo la stessa forma che ho usato con il fa diesis minore, re 7, e anche qui vedi come accordo semplificato, fondamentale dell'accordo, terza maggiore e settima minore, e qui magari una terzina, quindi 1, 2, 3, 4, ta ta. E qui, eseguito il Sol major 7, chiudo una sorta di piccolo turnaround, due dominanti secondarie, in cascata, fa diesis settima e si settima, per tornare ancora alla parte A arpeggiata che ti ho fatto vedere prima. Poi, la seconda volta, quindi la struttura è come se fosse A, B, A, B, quindi la prima parte arpeggiata e la seconda con il walking. La seconda volta che si ripete la parte B invece che andare a prendere questo di fa diesis, vado a prendere fa diesis minore 7 con questa diteggiatura, ok? Che mi permette di fare che cosa? Di tenere lo stesso accordo, perché avrò un fa diesis minore 7, poi ho un basso di mi, e ho questo passaggio sui bassi, fa diesis, mi, re diesis, sol diesis, do diesis, col basso di si, poi si bemolle, si diminuito, adesso lo vediamo bene, quindi fa diesis, vedi che si abbassa il basso da fa diesis a mi, quindi questo è un fa diesis col basso di mi, re semidiminuito, ok? Re semidiminuito, sol diesis nona bemolle con questa diteggiatura. Ok? Poi do diesis minore 7 con la stessa diteggiatura di fa diesis. Quindi do diesis minore 7 col basso di si, poi si bemolle semidiminuito per chiudere la 7, e qui riprende lo stesso, diciamo, incipit di prima, lo stesso turnaround, pardon. Quindi questo sol diesis semidiminuito, oppure semplicemente esponendo fondamentale sesta, settima diminuita, sesta maggiore o settima diminuita, terza minore, do diesis settima nona bemolle, fa diesis si 7, per poi fare il vero turnaround, che è mi major 7, mi major 7, lo posso vedere così, lo potrei vedere con la nona, lo posso vedere in questo modo, do diesis 7, fa diesis si 7, te la suono tutta. Thank you.
chiudere sull'acuto. Spero che questo nuovo contenuto ti sia piaciuto e, come giustamente mi hanno detto, svecchiamo un po' il canale YouTube, la pagina, con, spero sia gradita questa nuova serie. Soprattutto cercherò di non ricalcare standard già, come dire, pubblicati in passato. Ok, se è la prima volta che mi vedi, un like alla pagina La Chitarra per Tutti, iscrizione al mio canale YouTube dove davvero ci sono centinaia di video didattici per poter studiare con me, e magari un giro sul mio sito web dove troverai i miei manuali e i miei videocorsi. Con questa ci vediamo alla prossima e, come sempre, buona musica. Ciao ciao!